Saluto tutte e tutti e direi che avviamo questa serata di riflessione che come Rosa Bianca abbiamo voluto in preparazione in vista delle elezioni del Parlamento europeo. È un po' anche un nostro modo per fare memoria, ricordare con gratitudine Davi Sassoli, che è stato uno di noi e che, come dire, parlando di Parlamento europeo, non possiamo che pensare a lui in prima battuta. Certo, queste elezioni europee in questo momento, in un momento di guerra, in un contesto di guerra nel continente europeo, avrebbero meritato una campagna elettorale di ben altro profilo rispetto a quella che almeno finora abbiamo ascoltato. Che si sviluppa piuttosto raso terra, diciamo, dove i temi della politica italiana sembrano prevalere rispetto al tema dell'Europa, della politica europea, della prospettiva più ampia. Ecco, questo è quello che noi invece vorremmo evitare. Non vogliamo parlare di politica italiana oggi, stasera, ma vogliamo appunto anche, come dire, per quello che siamo stati e siamo. Approfondire, avere uno sguardo profondo, cercare aiutandoci tutti e in particolare con l'aiuto di Rosy Bindi che ringraziamo, cercare di avere uno sguardo profondo all'Europa, scrutare i segni dei tempi come dal Concilio diciamo. Che significa scrutare i segni dei tempi se non cercare di individuare quello che potremmo chiamare un orizzonte destinale? Che significa anche in qualche modo avere una prospettiva di previsione. Ora, spesso mi capita di ricordare che per Benedetto Croce previsione significa visione, cioè vedere quali sono i movimenti profondi della storia che sono già in atto e che quindi ci consentono di prevedere che cosa avverrà. Invece per Gramsci la previsione era volizione. E cioè il futuro è determinato anche dalle volontà collettive, dall'impegno a trasformare in azione la volontà. Ecco, questi due aspetti forse non sono in contrapposizione e sono da tenere insieme, cioè cercare di capire i movimenti profondi della storia, la storiografia del profondo, come la chiamava la Pira, espressione che troviamo anche in Montini, in Moro, cioè che è tipica di una certa tradizione che è anche la nostra, ma coniugata anche a una dimensione di volizione. Che cosa vogliamo? Per che cosa vale la pena impegnarsi? Qual è la nostra prospettiva da dare alle nuove generazioni, ai nostri figli, ai nostri nipoti? E qui noi quindi vorremmo collocarci stasera su questa lunghezza d'onda. Certo, quando ha preso avvio il processo federativo europeo. Il contesto era molto diverso, era quello di due blocchi contrapposti e in qualche modo l'Europa occidentale era schiacciata tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica e quindi i sei paesi che allora promossero l'avvio del processo federativo europeo in qualche modo guardavano allora una soluzione piccola europea, potremmo definirla, cioè solo di alcune parti, di alcuni paesi, sia pure importanti, dell'Europa occidentale. Poi però, in seguito al crollo del comunismo nell'Europa orientale, la visione è cambiata e c'è stato un momento. Dopo appunto la caduta del muro di Berlino, dopo il crollo del comunismo nell'Europa orientale, c'è stato un momento in cui è sembrato che si potesse realizzare quella visione che aveva Giovanni Paolo II dell'Europa con due polmoni, polmone occidentale e polmone orientale. E in fondo anche l'impegno da protagonista che ha avuto Romano Prodi in quel contesto guardava una visione di Europa dall'Atlantico agli Urali. Prodi si è molto impegnato anche in una prospettiva di allargamento
dell'Unione Europea in questa visione. L'Europa è una, dall'Atlantico agli Urali. Ecco, quello che oggi ci chiediamo è che magari, ecco, una prima sollecitazione che farei a Rosy Bindi, ci chiediamo, dobbiamo tornare a una soluzione piccola europea? Ma allora un'Europa senza il mondo spirituale e culturale russo, che cos'è? Ecco, possiamo veramente considerare, avere una visione che rinunci a quella che è un patrimonio spirituale, culturale, fondamentale, per l'intero, Europa? Una, seconda problematica, che così proporrei è quella, di, collocare questa riflessione, questo pensare politicamente, per usare l'espressione di Lazzati, all'Europa, collocarla in un contesto storico ampio, che poi richiama, il problema della guerra a cui accennavo all'inizio. Allora, per essere molto sintetici e per usare, delle espressioni che la storiografia ha coniato per sintetizzare una, più ampia, visione di approfondimento storico, allora se usiamo il concetto famoso e ampiamente utilizzato, anche se andrebbe precisato in tanti modi, di Hobsbawm, e cioè del Novecento come secolo breve, lui diceva così perché immaginava un periodo, il periodo dei totalitarismi, quindi che si avvia durante la Prima Guerra Mondiale con la rivoluzione russa e finisce col crollo del comunismo nell'Europa orientale. Quindi questo periodo, secolo breve, ma periodo dei totalitarismi. Ma allora, un'altra visione interpretativa che si riferiva al totalitarismo fascista, quella di Benedetto Croce, aveva parlato del fascismo come parentesi. Utilizzando questa immagine della parentesi per il secolo breve, possiamo dire che il secolo breve dei totalitarismi in qualche modo è stata una parentesi molto particolare. E oggi noi ritroviamo, appunto, chiusa questa parentesi, un riemergere di dinamiche storiche profonde che c'erano prima del secolo breve, prima, diciamo, tra 8 e 900, prima della Prima Guerra Mondiale. Poi sono state in qualche modo trasformate o messe un po' ai margini durante il secolo breve, e però ora riemergono. A cosa mi riferisco? Mi riferisco, beh, intanto all'imperialismo, alla gara imperialistica, all'idea soprattutto, perché l'imperialismo c'è sempre stato anche dopo, ma all'idea soprattutto della necessità di trasformarsi in impero per sopravvivere. Ecco, o noi affermiamo una sfera imperiale o non sopravviviamo. Questa era la visione tipica dell'imperialismo tra 8 e 900. E ancora una forte trasformazione del capitalismo in senso finanziario e su grande scala. Un individualismo liberale che però si congiungeva anche con un decadentismo nichilista, la stagione del decadentismo, anche letterario, artistico, tra 8 e 900, che aveva questo senso di morte, questo senso di nichilismo, la morte di Dio, e quindi poi anche la secolarizzazione, la difficoltà per la Chiesa a esprimersi su un piano pastorale. Queste dinamiche che avevano caratterizzato la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento poi sono state completamente trasformate con la Prima Guerra Mondiale, con i totalitarismi e con tutto quello che c'è stato. Oggi a me pare che riemergano, riemergano, ma naturalmente in una forma diversa, perché nel frattempo ci sono stati processi storici che hanno trasformato profondamente. Per cui, per venire al tema che ci riguarda dell'Europa, l'imperialismo, la gara imperialista ritorna, come ritorna il capitalismo finanziario,
Ma mentre prima era una gara imperialista fra europei, oggi non è più così. Certamente l'Europa sembra smarrirsi e non esistere nemmeno in un contesto di gara imperialistica che può determinare la sua catastrofe, cioè la prima vittima della catastrofe di un scontro tra piattaforme imperiali sul piano mondiale potrebbe essere proprio l'Europa. E naturalmente poi ci sono altri cambiamenti radicali sul piano delle comunicazioni, sul piano della società digitale, sul piano degli armamenti, ma sono trasformazioni che porterebbero a dire che di fatto il pianeta, la Terra intera è più unita di quanto non fosse allora. E quindi lo Stato sarebbe qualcosa di anacronistico, come anche le frontiere imperiali. Questo lo dico a Rosy Bindi anche, come sapete, lei è presidente del Comitato per le celebrazioni del centenario di Dommilani, e questo era un pensiero di Dommilani molto forte, l'anacronismo delle frontiere in un mondo sempre più di fatto unificato. E ancora una volta ecco che si pone il tema della pace. L'idea che forse noi abbiamo è quella di un'Europa, cioè l'Europa che noi amiamo è l'Europa che coincide col valore della pace. La pace come pensiero politico, come pensiero etico-politico, la pace come centro culturale. Ecco, il portato migliore della civiltà europea. Forse lo possiamo proprio vedere in questo, nella dimensione del pensiero di pace e anche nella realizzazione di una istituzione come l'Organizzazione delle Nazioni Unite, proprio come massimo punto positivo di civiltà che è frutto della storia europea in senso planetario, frutto positivo. Quindi da una parte abbiamo frutti negativi, dall'altra abbiamo frutti positivi. Ecco, come chiediamo a Rosy Bindi, come in questo avvicinarsi delle elezioni per il Parlamento europeo, questa dimensione della guerra in Europa e dell'ideale della pace come nostra visione, di Europa, può essere sviluppato, analizzato, come lo vede lei, insomma. Ecco, voi sapete che la Rosa Bianca non si schiera sul piano partitico, o meglio, si schiera contro le destre, senza se e senza ma, però poi al suo interno ci sono sensibilità differenti che vanno da alcuni di noi, come Giorgio Rivolto, che prima era collegato, che si candida nella lista Pace, Terra, Dignità. Leoluca Orlando che si candida nella lista Alleanza Verdi e Sinistra, il Partito Democratico che candida Tarquinio, i 5 Stelle che hanno messo nel loro simbolo la parola pace. Certamente la Rosa Bianca è più vicina a questi soggetti politici, pur non facendo una scelta per una lista piuttosto che per l'altra. Le nostre posizioni le abbiamo sintetizzate già da qualche tempo in quel documento sulla pace, sulla prospettiva di pace per le elezioni europee, dare una mano alla pace, in cui anche tra l'altro proponevamo o avanzavamo l'idea di una elezione di una costituente europea per la stesura dal basso di una costituzione effettiva. La persona più adatta per aiutarci a sviluppare una riflessione è proprio Rosy Bindi, che è vicina, che ha la nostra stessa sensibilità e che però è abbastanza indipendente in questo momento dalle varie realtà, famiglie, politiche, liste, eccetera, e quindi è per questo che le siamo grati, perché ci ha dato la disponibilità stasera. Così
così di riflettere insieme a noi e di sviluppare un approfondimento che poi consentirà a chi vuole di intervenire e fare magari anche domande e sviluppare una discussione. Bene, allora do a lei la parola. Buonasera a tutti, ringrazio dell'invito. Ero già preoccupata prima, dopo l'introduzione di Fulvio, lo sono ancora di più. Spero che non abbia suscitato in voi grandi attese sul mio intervento, perché io mi limiterò a condividere con voi alcuni pensieri, magari provando, diciamo, interloquendo con lo schema che in qualche modo Fulvio ci ha offerto, e condividendo con voi anche le preoccupazioni di questo momento, chiaramente, perché se questa sera vi aspettate da me una prospettiva, diciamo, spensierata per il futuro, non l'avrete. Ecco, questo lo premetto, non perché manchiamo, insomma, continuiamo ad essere donne e uomini di speranza, però l'analisi della realtà, il tentativo di comprendere quello che stiamo vivendo, quello che sta succedendo, credo che in qualche modo ci impegni anche, ecco, a leggere le problematiche del momento, che sono sicuramente intorno al tema dell'Europa molto più preoccupanti, molto più gravi di quello che lo sono state anche fino all'ultima elezione europea, fino a 5 anni fa. Ecco, io questo ci tengo a condividerlo con voi, perché anch'io sono, tra le tante preoccupazioni c'è anche questa assenza dell'Europa durante le elezioni europee, che è uno degli elementi, a mio avviso, più preoccupanti. Di fatto la campagna elettorale che si sta svolgendo è da una parte un sondaggio sul governo e dall'altra una sorta di, diciamo, di competizione proporzionalistica tra le varie forze politiche, tutte, sia quelle dello schieramento che sostiene il governo, sia quelle dell'opposizione. Queste elezioni sono utilizzate in chiave molto interna. E questo è ancora più grave proprio perché io credo, penso, è mia, diciamo, pensiero in questo momento, che l'Europa è veramente a un bivio, lo è stata molte volte nella sua storia, no? Però sono stati sempre dei momenti nei quali, pur in mezzo a contraddizioni, ha fatto, diciamo, almeno nella prospettiva che si era data, dei piccoli passi verso, molto piccoli, qualche volta anche contraddittori, se vogliamo, ma comunque passi volti a consolidare in qualche modo almeno il tentativo, la tendenza a realizzare quell'Europa che era nella mente, nella prospettiva dei padri fondatori. Ecco, io penso che queste elezioni si stanno consumando in un momento nel quale o l'Europa ripensa profondamente se stessa alla luce del pensiero dei fondatori, da Spinelli a Schumann, a Monnet, a De Gasperi, a tutti coloro che hanno dato vita all'Europa in quel momento. Ripartendo da quella visione, si colloca nell'oggi e cerca di reinterpretare il suo ruolo e la sua missione in un mondo profondamente cambiato, chiaramente, ma sceglie di giocare un ruolo, e di giocarlo come comunità europea, come Unione Europea, oppure, secondo me, sarà difficile che muoia la sua dimensione economica più, diciamo, quella fatta dei dettagli, delle normette, dei piccoli interessi, di alcune direttive. Sopravviverà in qualche modo quell'Europa,
però morirà definitivamente, secondo me, il sogno europeo. Ecco, anche se volete, anche nelle sfumature diverse che possono aver accompagnato in questi anni la nostra visione dell'Europa. E tutto questo sicuramente perché stiamo vivendo un momento nel quale, rispetto diciamo all'inevitabilità di sentirsi collocati in un mondo che è sempre più interconnesso e sempre più globale, noi stiamo vivendo una regressione sovranista e nazionalistica sulla quale non spendo tante parole perché credo che tutti noi ne siamo consapevoli e ne vediamo il ritratto in tanti partiti politici, in tanti capi di nazione, in tanti capi di governo, soprattutto in Europa, chiaramente, non solo negli Stati Uniti d'America, ma anche in Europa. E questo è una malattia che è nata all'interno del nostro continente, in qualche modo. E sicuramente è il primo vero nemico, secondo me, della rinascita di una prospettiva europea vera. E chi pensa, diciamo, di essere dall'altra parte, no? Chi si dichiara alternativo alle visioni sovranistiche e nazionalistiche, è rassegnato all'Europa dell'oggi, all'Europa di questi anni, non ha il coraggio di quella visione alla quale faceva prima riferimento Fulvio. Pur avendone nella propria iscritto, diciamo, nella pro anche nel proprio pensiero politico, l'idea dell'Europa come anche destino, diciamo, no? Dello stessa cultura politica. Quante volte, insomma, abbiamo sentito declamare da alcune forze politiche alle quali, insomma, ha diviso il campo Fulvio, quindi accetto chiaramente la sua divisione. Le destre sovraniste, nazionaliste e populistiche da una parte e i partiti della sinistra con tutte le varie sfumature che le caratterizzano. Ma quante volte da questi partiti abbiamo sentito affermare che la cittadinanza italiana è radicata all'interno della cittadinanza europea. Sono delle affermazioni positive, chiaramente. Ecco, ma a queste dovrebbero, diciamo, le conseguenze che si dovrebbero trarre da queste affermazioni sono conseguenze che appunto ci dovrebbero restituire ad una visione politica dell'Europa che ha intenzione di giocare un ruolo fondamentale nel mondo di oggi, e invece purtroppo vediamo sempre a loro volta, diciamo, continuiamo a vedere tante prigionie e tante piccole stanze nelle quali ci si riconsegna a questo presente così ripetitivo, così poco entusiasmante, così poco visionario. Ecco. E questo chiaramente segna una responsabilità molto, molto forte. Allora, io per partire dalla prima, diciamo, la prima sollecitazione che ci ha offerto Fulvio, incomincerei diciamo, a segnare una strada, una data che è quella del 1989. Il crollo del muro di Berlino, il sfacimento dell'impero sovietico, e io faccio nascere da lì, diciamo, in qualche modo, il mancato sviluppo e completamento del disegno europeista, perché io credo che abbiamo fatto quel drammatico errore di sentirci in qualche modo vincitori in quella fase storica e abbiamo anche pensato di essere stati noi determinanti nel crollo dell'impero sovietico. L'Unione Sovietica è finita perché innanzitutto è implosa al proprio interno, per cause anche molto interne.
e perché è fallito sicuramente il loro modello economico. Noi ci siamo illusi in quel momento che avesse vinto la democrazia. In realtà aveva vinto il capitalismo, eh? E quel capitalismo che secondo me ci ha fatto definitivamente prigionieri. Io ripeto sempre a me stessa, io ero parlamentare europea nell'89, nel giorno in cui è crollato il muro di Berlino mi trovavo in Sudafrica. Mi trovavo in Sudafrica dove crollava un altro muro, quello della, perché ebbi, diciamo, questa grande fortuna di assistere alla prima riunione pubblica all'interno di uno degli stadi di Johannesburg, la prima via, manifestazione pubblica dell'ANC autorizzata, e nella quale si chiedeva la liberazione di Nelson Mandela, che sarebbe avvenuta l'anno seguente. Dopo, come sappiamo, verrà liberato, poi ci saranno le elezioni, verrà eletto presidente con de Klerk vicepresidente, saranno premi Nobel. Ecco. In quegli anni cadevano due muri, in qualche modo sono due eventi da ricondurre a quel 1989, che io ritengo un anno cruciale nella storia dell'Europa. Ecco, in quel momento, era il momento nel quale l'Europa avrebbe dovuto ristabilire un dialogo con la Russia. Ecco, dico proprio esplicitamente questo, a proposito di due polmoni, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista politico. E aiutare soprattutto il processo di tentativo di democratizzazione del popolo russo operato da Gorbaciov, il quale invece di fatto fu abbandonato al suo destino. Tant'è vero che io leggo l'allargamento di Romano Prodi ai paesi ex Unione Sovietica, la Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia e tutti quei paesi, come una sorta di, diciamo, come una sorta di scelta inevitabile in quel momento, perché essendo fallita la possibilità di stabilire un dialogo con la madre Russia, che sia ben chiaro, io dico così, io ho sempre pensato che sarebbe stato molto difficile pensare ad uno spazio europeo politico che comprendesse la madre Russia, perché per quanto faccia parte della storia dell'Europa ha una sua caratteristica proprio storica, a parte la storia del Novecento, è un elemento riconducibile sicuramente, nel quale, ripeto, io credo che sia stato un grande errore non dimenticare che c'è un confine anche fisico, no? E che quindi c'è stato anche. Sono di fatto due realtà che erano destinate a dialogare, no? Che solo appunto la divisione del mondo dopo nel secolo delle guerre e dei totalitarismi avevano diviso, che andava sicuramente iniziato un dialogo e accompagnato un processo di democratizzazione di quel paese e di tutto il resto che gli stava intorno. Non essendo avvenuto questo, credo che era ineluttabile che Romano Prodi facesse quello che ha fatto, cioè che quei paesi non fossero in qualche modo restituiti ad un'altra stagione non democratica della Russia, perché poi il paradosso è questo, no? Quel paese è destinato, in qualche modo, la storia degli ultimi secoli l'ha destinata a non vivere un'esperienza di democrazia, e di questo noi siamo i più grandi responsabili, secondo me, nell'ultima fase. E però anche su questo piano, anche su questo versante, l'operazione di Romano Prodi è stata un'operazione prevalentemente di carattere economico, perché quella era la comunità europea, no? Ecco, perché non ci dimentichiamo che tutto questo avviene quando è già fallito il tentativo di dare una costituzione all'Europa, perché c'è il referendum francese che blocca, no? E l'Europa in qualche modo si destina da sola, sempre per le tensioni intergovernative e tra i singoli paesi che l'hanno fondato, una tensione, una competizione che non
non appartengono all'idea unitiva di una comunità e di un'unione, no? Noi siamo, continuiamo ad essere dentro questa logica ad oggi. Essendo fallito quel processo, di fatto si è rinunciato anche a quella che io riterrei sul piano, avrei ritenuto sul piano istituzionale una scelta molto importante per l'Europa, cioè un allargamento progressivo ad altri paesi, ma con una, diciamo, con una guida di fatto sempre più comunitaria e sempre più federale di quei paesi fondatori che dovevano in qualche modo preservarsi, per esempio, dal voto unanime, no? Che sappiamo quanto è. Quanto in questo momento è frenante nei confronti, e lo è stato nei confronti di alcune grandi scelte che l'Europa avrebbe potuto compiere. Cioè, se noi togliamo la parentesi del Covid, ed è la prima volta nella quale vengono messe a disposizione le risorse di tutti per far fronte ai problemi di tutti, partendo da chi ha più bisogno, che è stato forse l'unico caso vero, al quale ci ha inchiodato il virus. Noi non assistiamo ad un'Europa pur allargata a 27 stati che riesce a fare questo tipo di scelte. Resta un'Europa intergovernativa, nella quale il piccolo paese che deve ancora completare il proprio processo democratico, che addirittura sta vivendo una regressione autoritaria, liberticida, vediamo l'Ungheria, ha lo stesso potere di decisione dei paesi fondatori. Ecco. E qualche volta, cioè, questo, purtroppo, le ragioni economiche sono talmente più importanti che alle ragioni di carattere economico e di mercato si sacrifica la stessa coerenza sui diritti, sulle libertà che sono scritti negli atti fondativi dell'Unione, ma addirittura si barattano, cioè se voi pensate che le sanzioni, se pensiamo che le sanzioni ad Orban sì, per la regressione democratica e per la sua affermazione, noi siamo una democrazia senza libertà, queste sanzioni sono state reiterate per avere il sì all'adesione dell'Ucraina all'Europa e per poter inviare le armi all'Ucraina. Questa è storia di questi ultimi mesi, no? Ecco, questo è l'elemento perché è successo tutto questo, secondo me. È successo tutto questo perché io penso veramente noi siamo rimasti come vincitori, siamo rimasti sotto le macerie dei vincitori, non dei vinti, dei vincitori. Cioè, essersi illusi di aver vinto quella battaglia ci ha fatto diventare progressivamente, dalla dissoluzione dell'impero sovietico, sempre più ancillari nei confronti degli Stati Uniti d'America, i quali sono diventati per alcuni anni, oggi non lo sono più, non una superpotenza, ma come ebbe a dire un ministro degli esteri francese, un'iperpotenza, no? Per alcuni anni. Erano quelli che avevano vinto, che hanno imposto non solo le armi, ma la loro visione di democrazia, la loro cultura, e hanno in qualche modo conquistato il mondo, diciamo, da questo punto di vista. E la situazione è totalmente cambiata e noi ci troviamo, e il ruolo che non abbiamo giocato e che non stiamo giocando nelle guerre che sono tornate a casa nostra, quella dell'Ucraina e quella del Medio Oriente, non abbiamo giocato e non stiamo giocando il ruolo che l'Europa dovrebbe giocare. Questo è il punto, a mio avviso, nel quale il tema della pace è la prova, cioè l'atteggiamento che l'Europa ha tenuto e sta tenendo nei confronti delle guerre che si stanno, o meglio, io dico dentro i confini dell'Europa, perché se noi abbiamo aperto un processo per l'adesione dell'Ucraina all'Europa, la guerra è dentro l'Europa, non è più ai confini, è dentro l'Europa. Questo io credo che dovremmo prenderne atto. Siamo arrivati a questo punto in qualche modo.
intorno proprio al tema guerra e pace che si vedono le contraddizioni alle quali accennavo prima, cioè è proprio la cartina di tornasole, la verifica finale che facciamo e che se vogliamo, anche questa ha origini storiche che precedono la stessa nascita dell'Unione Europea. Perché se andiamo a rileggerci il dibattito sull'adesione dell'Italia al Patto Atlantico, nella quale il gruppo di democristiani di sinistra che erano contrari, con a capo Dossetti anche in quella circostanza, no? Io personalmente non me la sento di affermare questo, ad oggi io non chiederei all'Europa di uscire dal Patto Atlantico, scusate questa mia, diciamo, timidezza su questo punto, dirò poi i motivi naturalmente. In questo senso, ma io credo che in quel momento chi era contrario, ammesso che questa scelta all'Europa l'Italia se la potesse permettere, se la potesse permettere in quel momento questa scelta, ma chi era contrario aveva visto lontano, cioè aveva visto che tutto questo avrebbe reso in qualche modo, sempre più difficile e quasi impossibile l'affermazione non solo dell'Italia, ma poi partirà il processo europeo della stessa Europa dall'appartenenza all'Occidente, cioè noi ci sentiamo Occidente, ma io rifiuto assolutamente l'idea che la nostra appartenenza sia un'appartenenza totalmente appiattita e ancillare nei confronti di quella che è stata l'iperpotenza negli anni che ci separano dalla seconda guerra mondiale, ma soprattutto dalla fine della politica dei due blocchi sostanzialmente. Perché questo? Perché il capitalismo senza regole ha vinto davvero, cioè, ma ha vinto e ha umiliato il mondo, perché quello a cui stiamo assistendo e che anche l'Europa sta pagando, la sta pagando anche come potenza economica. È esattamente questo, cioè il capitalismo guidato dalle regole della democrazia può anche acquisire un volto umano, può provare ad acquisire un volto umano. Un capitalismo senza regole, senza una politica che abbia le dimensioni dei processi finanziari e dei processi economici che sono globali, mentre la politica e il diritto non lo sono, assolutamente. È un capitalismo che sta producendo un mondo sempre più disuguale. È inutile che ripercorriamo le cifre dell'accumulazione delle ricchezze, le percentuali del rapporto tra chi è ricco e povero, della scomparsa del ceto medio, della rottura del rapporto tra democrazia e benessere anche in Europa, che è una delle cause per cui stanno fiorendo i populismi e c'è sempre di più crisi democratica, perché fin quando le democrazie hanno in qualche modo garantito il benessere, si votava anche e ci si sentiva parte di una comunità e si provava ad essere cittadini sovrani. Oggi tutto questo si è rotto e si sta rompendo anche il vincolo politico in qualche modo, no? E questo è questa conseguenza la stanno pagando, sicuramente lo stanno pagando i paesi più poveri. Ma tra quelle che potremmo definire le potenze economiche, a cui in qualche modo l'Europa come spazio economico appartiene, è quella che sta pagando i prezzi più alti. Perché quantomeno vede, fa de, fa, sta facendo dei passi indietro enormi rispetto al livello di benessere che aveva ottenuto e al superamento delle disuguaglianze. Perché noi, grazie anche alla nostra visione di democrazia, ai contenuti delle nostre Costituzioni del dopoguerra, ad una visione di uguaglianza sostanziale, avevamo un modello di sviluppo fondato sul mercato, sicuramente, sull'economia capitalistica, ma che aveva assicurato anche beni comuni. Cioè, gli Stati Uniti d'America sono sempre stati un'altra cosa, no? Per non parlare delle altre parti del mondo. Questo aveva salvato anche la democrazia e anche la nostra dimensione economica, in qualche modo. Questa era la peculiarità dell'Europa.
E da tutto questo oggi siamo dentro una realtà nella quale Fulvio ci riporta a prima della prima guerra mondiale. Mi affido allo storico naturalmente, ma certamente oggi il mondo è un mondo che o va verso un nuovo ordine mondiale, o se pensa di abbandonarsi all'attuale disordine. Non ci possiamo meravigliare se torna la guerra anche in quello spazio che è nato sulla pace. Cioè, il valore della pace è il valore fondante dell'Europa. L'Europa nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale perché ha sperimentato, dopo la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, che cos'è la guerra. E quindi l'elemento costitutivo la pace. Si nascerà con la scusa dell'acciaio e del carbone, ma mettere insieme i beni economici era perché non si doveva fare più la guerra per quei beni economici. Questo è il fondamento vero dell'Europa, non è un altro. E non a caso è la prima esperienza nella storia dell'umanità nella quale degli stati si mettono insieme volontariamente, senza annessione e senza costrizione. Non ci sono altri esempi nella storia. Perché la stessa Italia è nata per frutto di annessioni all'impero, ai Sabaudi. Non ce lo possiamo dimenticare. L'Europa no. L'Europa è nata fondata sulla pace dopo le esperienze della guerra, con la volontaria adesione di quei popoli e di quei paesi che l'hanno fondata. Ed è chiaro che se non esercita questo ruolo nel mondo, muore. E per questo dico. Le prossime elezioni sono cruciali. E non lo abbiamo esercitato questo ruolo, non lo abbiamo esercitato nei confronti della guerra che si sta consumando ancora in Ucraina, e cosa, se posso dirlo, addirittura inedita nella storia dei paesi dell'Europa nei confronti del Medio Oriente. Perché è la prima volta nella quale si sentono parole quasi che si avvicinano, quasi o che quantomeno provano ad avvicinarsi alla saggezza da parte degli Stati Uniti d'America, non precedute da una posizione presa dagli Stati europei. Non dico dalla comunità europea, che non ha una sua politica estera, ma dai singoli Stati, perché se togliamo l'esempio di ieri, delle decisioni della Spagna, dell'Irlanda e della Svezia. Cioè, in nome del G7 noi abbiamo sentito il ministro degli esteri dire che non abbiamo votato la risoluzione alle Nazioni Unite come Italia per il riconoscimento dello Stato palestinese perché guidiamo il G7. Ma se guidiamo il G7, una delle funzioni che dovremmo esercitare è esattamente quella con la tradizione che ha sempre avuto l'Italia in politica estera nei confronti dei palestinesi. Di guidare i sette a sostenere in sede delle Nazioni Unite quella risoluzione. Ed è la prima volta che si verifica questo. Cioè, io torno sulla guerra dell'Ucraina e della Russia tra un minuto, ma la cosa più grave è il nostro silenzio nei confronti della questione medio orientale in questo momento. L'irrilevanza dell'Europa, perché è una rottura storica nei confronti della politica estera degli Stati europei. Cioè il mettersi insieme ha creato una sorta di totale impotenza anziché dare forza a quella che è la tradizione verso la questione medio orientale dei paesi europei. Ecco, allora io credo che c'è una sola possibilità all'Europa per riscattarsi. Intanto spero che il Parlamento europeo abbia una maggioranza europeista. E qui scusatemi, ma forse vi meraviglierò, ma io credo ancora che dentro il Partito Popolare Europeo, cioè se proviamo a distinguere le forze politiche, non soltanto tra blocco di destra e blocco di sinistra, ma tra blocco antieuropeista, sovranista e populista e blocco politico europeista, una parte consistente del Partito Popolare Europeo può essere iscritta con tutte
ho fatto parte quando sono fatto parlamentare europeo, ancora c'era la Democrazia Cristiana molto forte sia in Germania che in Italia, e c'era anche una rappresentanza di componenti di sinistra democristiana appartenenti a tutti i paesi, gli olandesi, gli spagnoli, i baschi soprattutto, c'era una forte componente. Ma vi assicuro che pur nelle grandi differenze che ci possono essere all'interno dello schieramento dei singoli paesi, la cultura europeista del Partito Popolare ancora potrebbe essere in grado, dico io, di non soccombere alle spinte populiste e sovraniste di questa fase. Infatti, spero ancora, non solo che non facciano l'accordo ovviamente insomma, quello che sta succedendo alle destre questi giorni, le prese di distanza dalla Le Pen o altro, sono molto preoccupanti perché è chiaro che vogliono staccare un biglietto di entrata in un'eventuale alleanza con il Partito Popolare. Ma io spero che resista persino all'incontro con i conservatori, che ci siano le condizioni. Non è l'ideale, ma siccome sappiamo che le sinistre non vinceranno, ci sarà necessaria un'alleanza. Spero ancora che ci sia la possibilità di unire quelle forze nelle quali no, non hanno proprio l'idea di Europa che abbiamo noi, ma quantomeno non cedono nei confronti delle spinte che oggi sono presenti all'interno dell'Europa. Ecco, questo tipo di distinzione io inviterei a farla, ecco, in questa fase, perché c'è ancora forse la possibilità e la speranza di riscattarci. Se certo le affermazioni fatte, il discrimine sarà l'invio delle armi all'Ucraina, è chiaro che non c'è più speranza, chiaramente. Perché se quello diventa il discrimine, forse resta fuori Orban, resta fuori un paese, resta fuori qualche frangia, ma è chiaro che si crea un'alleanza con altri criteri. Non certamente fondata sulla pace. Però io penso che se l'Europa vuole giocare un ruolo in questa nuova fase imperialista, dove gli imperi sono molti, le spinte imperialistiche vengono da tante parti e hanno tutte una consistenza economica ormai maggiore della nostra, perché la Cina, l'America, la Russia, i BRICS, tutto il mondo arabo, cioè, qui o l'Europa partecipa all'organizzazione di un mondo multipolare nel quale anziché basarsi sui rapporti di forza, ci si basa su rapporti di collaborazione, di dialogo, di confronto tra le varie visioni di mondo anche che ci sono, o altrimenti soccombe, ed è secondo me la prima, insieme ai paesi più poveri, sarà la prima vittima di questa situazione, che non a caso è basata peraltro sull'economia di guerra, non quella della conseguenza della guerra, sull'economia che prepara la guerra. Perché questo è l'altro aspetto sul quale io credo che si dovrebbe riflettere. Noi siamo arrivati a questo punto perché, sempre per fare la storia, dopo il trattato di Helsinki, passi avanti non ne sono stati fatti. E l'atteggiamento dell'Europa nei confronti del fallimento dell'impero sovietico ne è una prova evidente. E noi abbiamo continuato a basarci sul principio: se vuoi la pace, prepara la guerra. Perché questo abbiamo fatto. Cioè la corsa agli armamenti, da quando è finita la divisione del mondo nel blocco Stati Uniti d'America e Russia, è aumentato, non è diminuito. Il commercio delle armi, la ricerca in armi sempre più sofisticate è cresciuto nel mondo. Gli organismi internazionali si sono indeboliti. Cioè, le Nazioni Unite
da quel momento hanno contato sempre di meno. Proviamo a ricordarci, a parte che sono organizzati secondo i criteri della Seconda Guerra Mondiale, è un mondo che non esiste più, quello del Consiglio di Sicurezza. E quindi la riforma delle Nazioni Unite dovrebbe essere uno dei primi impegni dell'Europa, che dovrebbe chiedere a Francia, a Russia, ma in particolare alla Francia, il posto della Francia, la Francia lascia il suo posto e lì siede l'Europa, perché non c'è altro modo per poter anche recuperare una voce nel mondo. O prende questa strada, o si dà potere agli organismi comunitari, per cui il Parlamento e la Commissione sono la sede del potere, non il Consiglio come è oggi, per cui l'Europa resta intergovernativa, e si costruisce intorno a questa visione e vuole giocare questo ruolo nel mondo, altrimenti io credo che rimarrà lo spazio degli imballaggi, no? Delle direttive di carattere economico, ma a mio avviso implode. Perché non implode perché vinceranno quelle spinte sovraniste, populiste e autoritarie che la vogliono di fatto distruggere. La smonteranno pezzo per pezzo, ecco. E ammesso che si possa resistere in base alla maggioranza che emergerà dal Parlamento, se questa resistenza non si trasforma in liberazione e in visione, io credo che sarà difficile pensare a un futuro dell'Europa. Io finirei qua. Bene, grazie per questa analisi che ci hai fatto, come dire, che offre, credo, tanti spunti su varie possibilità di direzione. Ci sarebbe in effetti da sollecitarti su approfondimenti specifici di alcune cose a cui hai accennato, però io ho già parlato in sede introduttiva, quindi intanto lascio la parola a chi vuole fare domande, interventi. Ecco, Luciano Corradini ha alzato la mano fisicamente, non la manina elettronica. Devi accendere il microfono. Microfono Luciano, accendi il microfono. Oddio. Qualcuno che comanda glielo può accendere? È attivato, è attivato. Ecco, ecco, ecco. Ecco. Allora, vi segnalo semplicemente un po' di bibliografia, perché si fa di solito anche questo. Diventare cittadini europei è uno dei quaderni della ricerca della Löscher, che è uscito nel 2018, e sono parecchie pagine, con contributi interessanti elaborati nell'ambito del Ministero della Pubblica Istruzione con alcune persone. I coordinatori sono Paolo Corbucci e Michela Freddano, che lavorano nella SEE, eccetera, eccetera. Io da questa parte, avendo fatto un pezzo, ti cito soltanto queste poche righe. Quando fu sognata, promessa e abbozzata nel secondo dopoguerra, l'Europa stava peggio di oggi, ma aveva scoperto fra le macerie i suoi principi cardine: dignità, diritti e doveri, unità e diversità, che furono scritti nella Costituzione italiana del 47 e nella Dichiarazione dei diritti umani del 48. La nostra scuola si sintonizzò sulle note della Costituzione, aggiungendo alla storia l'educazione civica nel 58 con Aldo Moro. Oggi quelle carte sono ingiallite nella prassi e nelle coscienze, e l'essenziale si confonde con l'accessorio. Nel curriculum sono entrate fortunosamente due parole, cittadinanza e Costituzione, e addirittura hanno fatto una legge con quasi l'unanimità della Camera, con la ripetizione
senza discutere del Senato, mancano ancora di linee di attuazione efficaci, ma c'è una legge importante che dice delle cose importantissime di cui i politici si disinteressano. E il discorso del merito che si è aggiunto alla pubblica istruzione non dà ragione di quello che ci serve per diventare cittadini europei. Se si prendono sul serio queste parole, cittadinanza e Costituzione, noi nel gruppo di lavoro su Don Milani prendiamo in considerazione Vangelo e Costituzione, poi insomma, le radici sono quelle, si può riscoprire il senso e il fondamento di quella promessa e migliorare insieme la scuola, l'Italia e l'Europa. Adesso scusatemi, ma vi chiedo 10 secondi. In Europa c'è anche Lino La Gioia, c'è Schiller, c'è Goethe, ci sono tanti, tanti valori. Ci sono le 12 stelle di cui nessuno, quasi nessuno sa l'origine evangelica, anzi dell'Apocalisse. E queste cose non bisogna, come dire, nasconderle, perché alla ricerca delle radici non si deve pensare che la fraternità sia stata inventata da Robespierre. La fraternità viene un po' vanità. Il Padre nostro usa 7 volte il plurale noi e mai una volta la parola io. Si rivolge a Dio, mi dà del tu. Noi siamo allora. Grazie Grazie, di bravo. avermi accolto, sia pure tardivamente. È stato Fabio che questa sera mi ha dato il link per potermi collegare e sono entrato subito. Molto contento di essere soprattutto con Rosa Bianca, con la quale ho avuto appunto un approccio molto, molto bello e ho capito delle cose che sono importanti anche adesso, le cose che sono non attualissime, ma che ci riportano ai principi di Helsinki e a tutte le cose belle che la Rosi ha citato e che poi non si è riusciti a realizzare pienamente, così come Aldo Sette della critica al patto atlantico, che però ha accettato la prospettiva di De Gasperi, che attraverso il patto atlantico e una serie di risorse economiche è riuscito a ripartire. Poi non bisogna rimanere dipendenti dalla ripartenza, bisogna produrre anche per conto nostro, produrre valori e produrre anche ricchezza attraverso il lavoro. Quindi, insomma, pensiamo che il nuovo Parlamento europeo, sulla scorta del suo ultimo grande presidente, del Parlamento, riesca, ecco, a garantire, alla scuola un punto di riferimento importante. Io mi sono occupato anche con come si chiama, il federalismo, il movimento federalista europeo. Faccio parte di una accademietta che hanno fatto, un gruppo accademico, e dovrò essere in riunione anche domani con i nostri amici. E quindi io naturalmente conto niente. Ma stare a sentire e svolgere il ruolo dell'ape che va di fiore in fiore a portare il polline, questo mi sembra che sia ancora utile a quasi 90 anni. Ti ringrazio. Grazie Luciano, Ciao. grazie anche a te.
Auguri per il concerto che farai domani alla riunione alla quale ti collegherai. Adesso abbiamo iscritti Giorgio Rivolta che ha alzato la mano e poi Serenella Manzini. Io vedo solo queste due mani per ora, quindi Giorgio, a te la parola. Grazie Fulvio e un grazie di cuore anche a Rosy Bindi. E qui faccio una battuta perché senza volerlo, volendolo, non lo so e non voglio essere per nulla strumentale, nelle sue considerazioni sia diagnostiche e sia propositive, io ci vedo tutta la qualità dell'analisi e della proposta di pace, terra e dignità. Ripeto, non è una mia considerazione di carattere strumentale, ma la vedo proprio in tutti i passaggi che hai fatto, che condivido al 100%. Anzi, devo dire che se il braccio comunicativo di questa proposta ovviamente è Michele Santoro, la testa pensante dal punto di vista di quello sguardo profondo e di quell'orizzonte destinale di cui parlava prima nell'introduzione Fulvio è, come sapete tutti, Raniero Lavalle. E anche i tre temi, pace, terra e dignità, sono i tre beni comuni che vengono dalla nostra storia, non c'è dubbio. Ecco, allora, in questo senso io vorrei mettere l'accento su tre punti che mi sembrano decisivi proprio per andare nella direzione di uscire, bella l'espressione di Rosy, dallo spazio degli imballaggi. Veramente, l'Europa rischia di essere questa robetta qua che non interessa nessuno, anzi è fastidiosa, è iperburocratica, è una cosa contro la vita. E quindi per ridare forza, spazio ed energia e musica, come abbiamo sentito, al ruolo dell'Europa evocato da Rosy Bindi, io direi tre cose fondamentalmente. Ormai siamo arrivati, e cito la pira, in una espressione che oggi diventa meno metaforica e più realistica, al crinale apocalittico della storia. La Pira usava questa espressione, crinale apocalittico della storia nel pieno della guerra fredda e con funzione prevalentemente metaforica. Oggi quella metafora è estremamente realistica. E allora io continuo a dire che siamo costretti alla pace. La pace sta diventando giustamente categoria fondante perché è necessità destino. Kant usava l'espressione insocievole socievolezza per dire che gli uomini, se non sono portati a seguire un progetto perché lo colgono, lo capiscono e lo realizzano volontariamente, ne saranno costretti a realizzarlo. Quindi siamo costretti alla pace se vogliamo rimanere sul ramo su cui siamo seduti, e la pace è il nostro destino. In questo senso, allora, la pace è categoria politica fondante e strutturante l'intera vita sulla terra. Noi dobbiamo avere questo coraggio di dire che la pace è la categoria non solo più soltanto spirituale o morale, è anche questo, ma ormai è una categoria politica a tutti gli effetti che deve fondare tutta la vita sulla terra. E quindi a partire da questa consapevolezza che non è presente. Non è presente nel pensiero politico. Il pensiero politico e soprattutto l'azione politica è tuttora fondata sulla logica amico-nemico, no? È fondata su Schmitt. Non abbiamo un pensiero politico fondato sulla pace. Io vi posso dire molto francamente che quando ho accettato la candidatura in pace, terra e dignità, ho chiesto esplicitamente a Michele Santoro: guarda, io non voglio fare l'utile cretino di nessuno. Ho un obiettivo fondamentale che esprimo di solito da un po' di anni con questo slogan: su ciò che unisce si agisce, su ciò che divide si ricerca, non ci si prende a randellate. Questo è un punto rivoluzionario, fondamentale, per rifondare la politica e quindi avere la legittimità di costruire un progetto storico-politico di integrazione dei popoli e degli stati per un nuovo ordine mondiale, come veniva anticipato da Maritain, in funzione di un'autorità politica mondiale che possa mediare tutti i conflitti e tutte le controversie esistenti.
O noi ci collochiamo a questo livello progettuale, o altrimenti, sono d'accordo con Rosy Bindi, la partita rischia di essere persa in partenza. E quindi, in questo senso, dobbiamo avere il coraggio di gettare il cuore oltre all'ostacolo. E permettetemi, e concludo perché ovviamente non intendo portare via tempo agli altri, permettetemi. Proprio sollecitato da Fulvio, lo sguardo profondo e l'orizzonte destinale, Fulvio mi fanno. E poi il passaggio di Gramsci all'abolizione. Volevo fare una considerazione di carattere filosofica, come è nella mia natura, ed è la seguente. Io mi riferisco, come sa Fulvio, all'antropologia filosofica di Felice Balbo, il quale aveva capito che noi siamo fatti di cinque elementi fondamentali, che sono la coscienza, l'intelletto, la volontà, il corpo e la ragione. E ciascuna di queste componenti indivisibili, perché tra di loro sono indivisibili, ha come corrispettivo una forma storica o comunitaria che è appunto la morale, la cultura, la politica, l'economia e il diritto. Ora io vorrei insistere sulla categoria fondante, strutturante, specifica della politica, che è la volontà. Senza la quale la pace non si fa e non la si prepara. Ora, questa categoria è estremamente desueta, è caduta, è stata completamente rimossa. Noi dobbiamo insistere su una volontà politica. Se non c'è volontà politica, la pace non la si fa. E quindi, per essere concreti rispetto alla realtà, anche sulla vicenda che ha diviso la sinistra, che ha portato poi a fare considerazioni e scelte diverse sul fornire le armi all'Ucraina. Lo diciamo chiaro e tondo che da entrambe le parti, se le parti appunto sono la visione e la logica e l'azione imperiale russa e anche quella americana e della NATO, bene, noi avevamo la possibilità di interrompere la guerra in Ucraina a marzo-aprile 22. L'accordo di Istanbul, è vero che era un accordo tecnico, ma doveva essere trasformato in accordo politico attraverso una volontà precisa. Bene, come tutti sappiamo, Johnson si è precipitato a Kiev per bloccarlo e dire che bisognava proseguire con la guerra. Quindi concludo dicendo che dobbiamo denunciare l'ipocrisia, la mistificazione e la disinformazione che copre la mancanza di volontà politica con una idea di imperialismo informativo che sottrae i cittadini europei a una conoscenza realistica di quello che è accaduto in questi anni. E mi fermo qua ringraziando anche Luciano Corradini, per quanto ci ha detto. Grazie Giorgio. Io con Giorgio Rivolta sono legato dalla comune radice balbiana che lui ha richiamato e che certo lui richiama più di me, devo dire, e fa bene, fa bene. Adesso ci sono Serenella Manzini e poi Grazia Villa, se ho visto bene. Io non riesco a vedere tutti, quindi se c'è qualcun altro segnalatemelo. Prego Serenella. Devi aprire il microfono, non ti sentiamo. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, io mi presento e vabbè, vivo a San Donà di Piave, Veneto orientale, e sono un operatore della sanità, socio-sanitario, e ringrazio l'opportunità che ho questa sera di confrontarmi con voi che per la vostra storia siete per me un riferimento importante. Io ringrazio innanzitutto Rosy Bindi che ricordo ancora in un'esperienza che feci a livello politico, parliamo di 30 anni fa, all'interno della Democrazia Cristiana e che stimo profondamente e che ringrazio per l'intervento di questa sera e come ringrazio voi tutti per la posizione che avete nei confronti di questi temi importanti. E ora,
Il tema è come riuscire, secondo me, a comunicare queste cose, no? Perché è facile. Allora, innanzitutto mi stupisco che, avendo un relatore come Rosy Bindi, che per me è una persona estremamente importante nella mia storia politica, nella mia storia anche civile, 32 persone collegate mi sembrano veramente molto poche rispetto a quello che lei ha da offrirci e da regalarci. Quindi io non ho la vostra esperienza, la vostra cultura, la vostra storia, però io vi invito a leggere l'intervista sul Corriere della Sera che ha fatto Ultimo, non so se voi lo conoscete, è un cantante, è uno dei cantanti più famosi che ci sono, e ha fatto un'intervista al Corriere in cui parlava della destra, della sinistra, della visione del mondo e di quant'altro. Perché secondo me il tema adesso non è, come dire, da che parte stiamo, ma come comunichiamo da che parte stiamo. E quindi davvero io vi invito ad andare a vedere questa intervista perché lui lo spiega a noi adulti, ma lo spiega soprattutto ai giovani. Quindi grazie a tutti per la serata, grazie per l'arricchimento culturale, però per me il tema rimane sempre il fatto che ci sia una, come dire, una scarsa affluenza nei momenti elettorali e rimane sempre il fatto come fare a coinvolgere i giovani dentro i principi e alle cose in cui noi crediamo. Grazie a tutti, buona serata. Grazie Serenella, volevo confortarti dicendoti che noi qui abbiamo due cerchi, il cerchio interno che è questo dei 29 collegati che possono intervenire, poi c'è il cerchio più esterno con YouTube e quindi chi segue in streaming, quindi c'è un'altra cerchia un po' più allargata. Però appunto noi vogliamo offrire alla cerchia allargata anche una discussione. Adesso c'è Grazia Villa che può intervenire. Allora, grazie, buona serata a tutte e a tutti, grazie Rosy perché sei sempre con noi e noi siamo con te nel pensare, ripensare e anche nel lottare. Allora, quello che ha detto Fulvio mi ha provocato, unito alla tua analisi molto profonda, mi ha fatto venire in mente una cosa che vi così mi la sono scritta, non so se è una provocazione che mi faccio a voce alta. Fulvio ha ipotizzato nella sua dotta presentazione di poter considerare il secolo dei totalitarismi, il secolo breve, come una parentesi rispetto a ciò che è accaduto prima e elencando le cose che potevano, che oggi si possono ripetere, l'imperialismo, il capitalismo della finanza, l'individualismo liberale, il decadentismo nichilista, la secolarizzazione, tutte cose condivisibili e che si stanno così stanno riaffiorando, anzi in maniera consolidata e rafforzata, mi sono chiesta. Se questa è una parentesi, nel prima, e qui non voglio rubare il mestiere, qui ci sono storici e persone come Luciano che ci ha dato una prova bellissima di giovinezza dello spirito, ma prima c'erano anche altre realtà, non c'erano solo l'individualismo, l'imperialismo, c'erano i movimenti, c'erano i movimenti operai. C'erano i movimenti femministi, c'erano i movimenti pacifisti, c'erano i movimenti indipendentisti rispetto al colonialismo. C'era tutta una realtà che era stata in grado allora di provare non solo a immaginare un sovvertimento, un cambiamento rispetto a quel tipo di realtà, ma anche ad immaginare un destino differente, per quanto riguarda l'indipendentismo del colonialismo, un destino differente dell'Africa, per quanto riguarda l'internazionalismo
dei movimenti pacifisti, femministi, operaisti, addirittura un mondo completamente diverso. Tutti questi movimenti, noi diciamo, sono naufragati nei totalitarismi. Anzi, spesso si dice che alcuni di quei totalitarismi sono addirittura il frutto esacerbato di alcuni di questi stessi movimenti. Però mi chiedo, io non lo so se è giusta l'ipotesi che De Giorgio ha fatto, De Giorgi Fulvio Caro hai fatto su questo discorso, però questo mi serve, questa provocazione, mi serve per agganciarmi ad alcune delle cose che ha detto Rosi. Per esempio, assicuro. Quando tu hai detto, e mi è piaciuta molto questa accentuazione sulla peculiarità nel momento fondativo dell'Europa di assicurare i beni comuni, perché metterci insieme i beni comuni era necessario e non bisognava più fare la guerra per questi beni. E ti ringrazio per questa sottolineatura. E mi chiedo, assicurare i beni comuni oggi, ti chiedo e ci chiediamo, non potrebbe diventare, scusate, assicurare la vita comune, cioè la sopravvivenza in vita dei nostri popoli, quindi attraverso il tema della pace. E ancora, la peculiarità dell'esserci fondati sulla pace per volontaria adesione e non per costrizione. Come si può sviluppare rispetto all'anacronismo delle frontiere? Mi chiedo, in questa Europa che tu hai delineato, l'Europa delle piccole direttive, immagini che condivido anche per l'assoluto sfilacciamento delle direttive stesse, che una nella stessa settimana in cui si approva la direttiva, o meglio, si approva il patto sull'Europa, sui migranti e l'asilo, che è un'indicazione, un piano di futuro razzista e anti che va in direzione ostinata e contraria rispetto a questi valori della nostra solidarietà, dall'altra parte si fanno delle direttive, si presume a tutela dei diritti civili. C'è una divaricazione continua nell'Europa delle piccole direttive. Quindi sono d'accordo con te. Ma allora, che cosa significa nella ripresa di quei movimenti pre-secolo breve trasformare questa esigenza di essere insieme per volontaria adesione significa cosa significa mettere in contrapposizione l'anacronismo delle frontiere con il sovranismo e la mancata volontà di cessione di sovranità nazionale? E da ultimo, tu dici trasformare la proposta in visione. E qui, siccome Giorgio Rivolta ci ha detto che non c'è un pensiero politico sulla pace, mi verrebbe da dire che non c'è solo Adam Smith, che è stato un secolo, sia prima del secolo breve che durante il tutto il secolo breve, ci sono stati pensieri politici sulla pace, soprattutto, concedimi, da parte del pacifismo femminista, che potrebbero costituire una spina dorsale sul pacifismo europeo e mondiale. Perché non sono al centro del nostro pensiero? Perché abbiamo dimenticato, rileggevo in questi giorni i testi delle madri fondatrici, di quelle che possono essere alcuni, considero le madri fondatrici dell'Europa, di cui non si parla perché non erano presenti nella firma del trattato e nel 57, quindi non ci sono madri. In realtà ce ne sono tantissime. Nel rileggerne, rileggevo il saluto che la Louise Weiss ha fatto nel 79, perché lei era presidente dell'Assemblea, quindi si è trovata per poche ore presidente del Parlamento europeo prima di cedere il posto a Simone Veil. E lei diceva,
la sono segnata. Mi sembra in questo momento di aver attraversato questo secolo, e avevo 87 anni, e solcato il mondo solo per venire incontro a voi come innamorata dell'Europa. Innamorata dell'Europa. Quindi, non solo proposte, non solo visioni, mi permetto di dire amore. Grazie, grazie. Adesso io darei la parola a Rosy per così interagire con le riflessioni e le domande, anche che grazie ti ha fatto. Anch'io mi chiedevo, in questo panorama europeo che vede oggi comparire più donne di prima, perché abbiamo la nostra Presidente del Consiglio. In Italia anche la capa del partito, del maggior partito di opposizione, la presidente del Parlamento europeo, la presidente della Commissione europea, quindi c'è una. Però non mi pare che emerga una visione, se vogliamo, o uno stato d'animo, o un pensiero che sia alternativo a certe forme di pensiero politico, diciamo così. Maschile barra maschilista, ma insomma non lo so, questo forse è un po' semplificato e riduttivo quello che ho detto, ma insomma è uno spunto per una apertura anche in questo senso. D'altra parte le cose che diceva Grazia meglio di me andavano grosso modo in questa direzione. Prego Rosy, a te la parola. Non ci sono altri interventi, no? Mi ridai la parola subito? Non ci Per sono ora non ci altri sono, quindi interventi. Non ci così sono. intervieni adesso, così poi dopo Ma a parte eventualmente ne. sul discorso delle donne, potrei fare una battuta e dire adesso non diamo colpa alle donne se adesso c'è la guerra, per piacere, però non so, forse se si aggiunge la Le Pen alle prossime elezioni in Francia, magari le cose vanno pure meglio. No, vabbè, non facciamo battute. No. Anch'io sono abbastanza, cioè anche a me dispiace molto questa, diciamo, queste donne che hanno abdicato in qualche modo anche a quella che in fondo poteva essere una riserva, no? Che potevano portare in questo momento. Si vede, come al solito, che le appartenenze culturali sono più importanti delle differenze sessuali, probabilmente. Io ho sempre detto che sono molto contenta quando c'è una donna che fa un passo avanti, dopodiché a un uomo che la pensa come me, preferisco sempre un uomo che la pensa come me a una donna che la pensa diversamente da me. Ecco, ma io notoriamente non sono mai stata una femminista di quelle proprio. E quindi sì, in questo momento, cioè, il fatto che si trovano delle donne, beh, la Ellie ancora non, diciamo, diamogli ancora un beneficio di inventario, diamogliela ancora un po', dai, proviamoci, insomma, voglio dire. Le altre due, evidentemente, insomma, sappiamo la storia della nostra Presidente del Consiglio, che insomma, io questa cosa, ci eravamo ripromessi di non parlare della politica italiana, però quello che sto per dire secondo me è molto collegato anche all'Europa. Cioè, a me non meraviglia, che per esempio abbia partecipato con una sorta, candidandosi in qualche modo ad essere la rappresentanza di quell'area politica alla riunione delle destre, pure per streaming l'altro giorno, insomma. Perché io considero l'Europa un frutto di una volontà politica, tanto per riprendere un'espressione che Giorgio ha citato, sulla quale ha insistito molto e lo ringrazio, la penso come lui, poi ci ritornerò su questo punto, ma l'Europa è il frutto della stessa volontà politica della nostra Costituzione, non è frutto di una volontà politica diversa.
Cioè, il nostro articolo 11, l'Italia ripudia la guerra, il secondo comma cede la sovranità a organismi internazionali perché siano costruttori di pace. E io non mi meraviglio che chi vuole inaugurare una nuova repubblica con quella riforma costituzionale voglia anche smontare definitivamente l'Europa. È quel filone culturale là, politico-culturale, insomma, non voglio usare il termine abusato, ma insomma, è quella cultura che secondo me è sempre stata estranea ai processi storici che si sono costruiti dopo la Seconda Guerra Mondiale, fondati sull'antifascismo e l'antinazismo, secondo me. Ecco, l'Europa è frutto anche di quello, non è che la fondazione dell'Europa non fosse un rifiuto di quella parentesi che purtroppo, mi dispiace dirlo, ma non si è mai chiusa, o se si è chiusa un buchino c'era in quella parentesi di chiusura, perché continua di fatto con delle forme diverse, va declinato oggi, però insomma io credo che noi dobbiamo conoscere che certe tensioni non sono mai state superate in qualche modo. Ecco, la nostra Presidente del Consiglio appartiene a quella storia, a quella cultura e, ripeto, come smonta la Costituzione, vuole smontare l'Europa. Ed è in buona compagnia. Mi meraviglia molto che invece il comportamento della Presidente della Commissione. Io credo che la Presidente della Commissione abbia tenuto nei primi anni, sì, la Presidente dell'Europa, delle direttive, diciamo, no? Ma da quando l'Europa doveva mostrare il suo volto vero, che vedi la guerra in Ucraina, vedi l'immigrazione, vedi le regole dell'ambiente, vedi l'esigere dai paesi che stanno dentro l'Europa determinati comportamenti e soprattutto scelte che vadano in linea con i trattati, perché ora la Polonia si è un po' riscattata, ma ce lo ricordiamo la riforma della Costituzione della Polonia, che cos'è stata. Sappiamo che cos'è l'Europa, abbiamo visto che cos'è la Slovacchia, vediamo. Cioè, adesso c'è l'Olanda sotto osservazione. Cioè, io voglio un'Europa che non richiami semplicemente sulle direttive dei balneari, che pure sono importanti e fondamentali secondo le regole del mercato. Per carità, non difendo la Santanchè, sia ben chiaro, ma voglio un'Europa che mostri il suo volto autorevole, soprattutto nei confronti di stati che sono liberticidi in questo momento, che negano le fondamenta dell'Europa nella legislazione, nei comportamenti e nell'esercizio del potere all'interno dei singoli stati. Lì abbiamo visto la debolezza della Commissione. Finché c'è stato Sassoli, abbiamo sentito una voce autorevole dell'Europa. Senza di lui, l'attuale presidente del Parlamento europeo, appartiene ad un paese nel quale io sono stata presidente dell'antimafia. Quindi so che cos'è Malta. Non voglio fare processi alle singole persone, però so che cos'è Malta. Noi abbiamo dentro la comunità europea delle contraddizioni all'interno dei singoli stati che non ci potremmo permettere. Questa è stata la debolezza, questa è la mancanza di volontà politica. Questa poi la rende debole nel giocare un ruolo in questo momento, no? Nel non esercitare la volontà di pace. Io condivido, appunto, e lo dico cioè, ripeto quel concetto là, insomma, se tu vuoi la pace, prepari la pace, non prepari la guerra. Noi abbiamo continuato ad obbedire al detto latino e abbiamo ancora considerato la guerra come la continuazione della politica con altri strumenti, quando sappiamo bene che è la negazione della politica, la pace. Questo è la negazione della politica, della democrazia, ma l'Europa che si è fondata sulla pace doveva giocare in tutti questi anni un ruolo molto diverso. Io sono tra coloro che vorrebbero una politica estera comune,
proprio perché nella speranza che l'Europa la eserciti così. Se penso ora che cosa potrebbe essere una politica estera comune con la volontà dei singoli paesi e dei singoli governi, sono un po' spaventata, ve lo confesso, perché non so quali i miei amici. E non a caso non abbiamo fatto, cioè anche nella guerra dell'Ucraina, probabilmente tra di noi ci sono sfumature diverse. Io non solo penso che dopo qualche mese si poteva chiudere, e so anche che se mai si chiuderà come si poteva chiudere allora. Perché questo poi è il paradosso, no? Che se è fatto 2 anni di guerra, se ne faranno ancora, e se ci sarà un unico modo per farla finire, a meno che non succeda una catastrofe, che può succedere, perché è a portata di mano anche quella, la rimuoviamo, ma è a portata di mano. Abbiamo fatto 3 anni di guerra per tornare a quella che era una soluzione a portata di mano. Lo era addirittura prima che ci fosse l'invasione, perché se i paesi che erano incaricati di vigilare su che cosa succedeva alle frontiere, nelle regioni delle frontiere dell'Ucraina con la Russia, probabilmente si sarebbe evitato quello che è successo, perché c'era la Germania, faceva parte dei 3 paesi che dovevano vigilare su quello che succedeva a quei confini. Quindi è chiaro che non ma l'Europa, ritornando ai due polmoni, al di là del fare un'unica comunità con la Russia, ma noi non ci possiamo permettere di non avere un dialogo con la Russia. L'Europa non se lo può permettere. L'Europa, ma invece abbiamo fatto accordi commerciali ed economici, vedi l'energia, vedi il gas, vedi tutto quello che sappiamo molto bene, e non abbiamo costruito un'interlocuzione fondata sulla politica per costruire la pace, appunto. Io sono su questo, credo che sia una delle nostre, diciamo, responsabilità principali. Ritornando a quello che diceva Grazia, insomma, sì, i beni comuni sarebbe come loro erano il carbone e l'acciaio, no? Oggi dovrebbero essere la salute, oggi dovrebbero essere l'ambiente, oggi dovrebbe essere il governo dell'intelligenza artificiale. Questi oggi sono i beni comuni, che oggi non a caso, allora hanno scatenato la guerra. Pensiamo la potenza, una delle potenze, il mondo arabo, la propria potenza su che cosa la basa se non sul petrolio? Da che cosa nasce tutta la potenza? Ora, l'energia e l'energia pulita, questi sono i beni comuni sui quali oggi si potrebbe costruire la pace. Non si sta facendo. Non si sta facendo perché basta una manifestazione di trattori. Che io penso che sia giusto che i nostri agricoltori chiedano aiuti per poter andare verso un'agricoltura biologica, ma non si è detto che gli si davano i soldi per farli ritornare a casa, gli si è detto che non gli si chiedeva più di rispettare determinati parametri. Si è tornato indietro. Cioè, i rapporti di forza si misurano su questo. È volontà politica, sì, io sono d'accordo con Giorgio, chiaramente. Se tu vuoi costruire un certo percorso, fai certe scelte, altrimenti non le fai, o le fai al contrario. Ecco, spesso ci siamo limitati a non farle. È iniziata una fase nella quale si stanno facendo al contrario. I movimenti ci sarebbero ancora, secondo me. È che non hanno, mi chiedo dove si esprimono. Cioè, il paradosso è che nella società della comunicazione massima, totale, non circolano le idee, non circolano la possibilità di far valere, di far incrociare le visioni positive, no? Io penso che il Covid, noi si parla sempre di quello di ciò che ha interrotto l'anno del Covid, non ricordiamo mai che ha interrotto il movimento della pace dei giovani in tutte le città. Vi ricordate
quella manifestazione globale nella quale in tutte le città si erano riuniti i giovani in nome della pace. Si fermò quel movimento perché arrivò il Covid. Non ce lo ricordiamo mai di quella cosa là. Eppure è stata forse la conseguenza più drammatica. Ecco, e ora si cerca forse dovremmo interpretare questo stare dalla parte dei palestinesi nelle università, che cosa significa? 68 cominciò col Vietnam, non ce lo dimentichiamo, no? Poi venne tutto il resto, ma insomma, qui c'è Fulvio, l'ho letto il libro, quindi no. Ci ritorno ogni tanto, ma per capire tutto quello che scrivi mi tocca rileggere più volte, quindi sono lenta. Sì, io quando trovo i giovani gli dico sempre: fatevi sentire, perché vi stiamo consegnando un mondo molto, ma veramente peggiore di quello che abbiamo ereditato noi. E fatevi sentire, ecco. E quindi io non credo che, diciamo, possibilità di movimenti ce ne e di fare anche di in qualche modo di generarli, ecco, intorno alle cose di cui abbiamo parlato questa sera potrebbero anche nascere. Certo, se i nostri partiti parlassero un po' più di queste cose questi giorni, non sarebbe male. Già questi giorni, già questi giorni. Sì, diciamo che dobbiamo sfuggire un po' anche stasera, un po' c'è stata anche, no? Al pessimismo rassegnato, perché chiaramente Dio è morto, Marx è morto, io non mi sento tanto bene, Tanto no? Delle, bene, l'aveva scritto nel muro di coniugale. Berlino. Sì. Esattamente, cioè, ecco, Sì, l'ho secondo visto. me ci sono prospettive, io penso che allora. Uno dei miei argomenti di studio è Maria Montessori. Ora, Maria Montessori diceva: la pace, se la vediamo come prevenzione o risoluzione dei conflitti, è compito della politica. Ma se la vediamo come nella realtà più profonda, immaginazione e costruzione di una nuova società, è compito Di tutti. dell'educazione, è compito del dibattito culturale. È quel piccolo che possiamo fare tutti noi, anche quelli che siamo qui collegati stasera, come impegno in qualche modo. Ecco, questo è un impegno chiaramente che non ha la scadenza di giugno o è nemmeno di un anno. Ecco, è una prospettiva più ampia. Certamente in sinergia con la politica, questo è chiaro, non è che se ne può fare a meno. Però, come diceva Luciano, Luciano Corradini, nell'idea di una cittadinanza attiva, ci dobbiamo sentire tutti attivi e in qualche modo responsabili. Ecco, io penso, adesso non vedo mani alzate, ma volevo fare un'ultima, se non ci sono interventi, un'ultima sollecitazione anche breve a Rosy Bindi in questa prospettiva più ampia dell'impegno, perché stranamente una citazione che mi pare nessuno ha fatto è quella di Papa Francesco, no? Eppure, come dire, se c'è Ci una volevo dimensione chiudere. di ottimismo, una delle poche dimensioni però forti, significative di ottimismo, è quella in fondo di questo pontificato, sia a livello mondiale, sia a livello europeo, sia a livello italiano, quindi a tutti i livelli che vogliamo pensare. Ecco, siccome questa sfida in qualche modo è nata, in fondo, l'idea di un'Europa unita, di una federazione unita, anche da una cultura politica cristiana, no? Sia sul versante cattolico che protestante, e in fondo l'impegno dello stesso De Gasperi per la pace e per l'Europa erano strettamente legati, Europa e pace, no? Nel pensiero politico di De Gasperi. Allora ti volevo so così sollecitare per un'ultima breve riflessione su questo aspetto, e cioè una dimensione destinale dell'Europa anche da un punto di vista di continente. Cristiano, se vogliamo, no? Non in senso integralistico né nel senso delle radici, ma come dire, nel senso di luogo in cui c'è stato nel tempo lo svolgersi, diciamo così, di generazioni che hanno preso sul serio il Vangelo, che hanno cercato di incarnarlo nella storia,
Ecco, anche di questo abbiamo una sensazione di sfilacciamento, come se il destino del cristianesimo fosse ormai, si giocasse ormai al di fuori dell'Europa e che l'Europa sia consegnata a un declino della Chiesa di popolo. Ecco, in questa prospettiva, diciamo così, con cui diciamo, stasera abbiamo voluto cercare di tenere la discussione sui grandi profili e le grandi visioni, ecco. Come vedi, qual è la tua, il tuo sentimento su questa, su questo intreccio fra l'Europa e il cristianesimo? Ma io non ho citato il Papa perché quando cito Papa Francesco poi mi tocca sempre dire che è l'unica autorità politica al mondo in questo momento, quindi non voglio strumentalizzarlo, però uno dei motivi di, diciamo, di realismo da parte mia, forse sono sembrato esasperato stasera troppo forte, ma nasce dal fatto che io non vedo guide politiche. Cioè, Fulvio, io sono d'accordo che i movimenti, sempre poi si passa dei periodi bui nella storia che poi improvvisamente si accende una luce e guarda caso i protagonisti che vanno ad accendere, a girare la lampadina, sicuramente sono quelli che hanno lavorato nel silenzio, no? Pensiamo alla Resistenza, pensiamo all'Europa stessa, è nata in un'isola al confine, no? Cioè, al confino, questi giorni ho sentito Tarquinio che ha detto l'Europa è frutto del confino e degli uomini di confino e di confine, perché De Gasperi era mezzo austriaco e mezzo italiano, quell'altro era nato nella regione tra la Spagna, tra la Francia e la Germania, quell'altro era al confino, quindi ecco, allora sicuramente non, il seme di speranza c'è e frutterà quando sarà il momento. E penso che c'è tanto movimento e ci sono tanti semi belli che fioriranno nel terreno giusto, peraltro. Ma che in questo momento non ci sia un'autorità politica sulla quale poter dire, beh, insomma, quello può guidare un processo in questo momento. Io non la vedo, eh. Stati Uniti d'America, vediamo come siano messi, no? La Cina, mondo arabo, non parliamo. L'Europa è nelle condizioni in cui abbiamo detto stasera, sostanzialmente. Ma l'unico messaggio politico che è un messaggio profondamente spirituale, ma che è anche profondamente politico, sui temi di cui abbiamo parlato stasera, c'è Papa Francesco. Io non ne vedo altri. E lo dico con rammarico questa cosa qua. Da una parte mi sento, come dire, anch'io che vuoi una voce più potente di quella, non c'è, quindi spero sempre che dei risultati arrivino. Però nello stesso tempo è uno dei motivi di preoccupazione, nasce esattamente da questo. Se ne sentissimo uno che è a capo, che tra i potenti della terra che devono prendere le decisioni, che fa un ragionamento di questo genere. Io non lo sento. Se l'avete trovato in uno staterello dell'Africa e me lo citate, io sono felice. Ma non ci sono. Cioè, e questo è uno dei motivi per cui. Cioè, sai, è stato messo in minoranza, non è compreso. No, non ci sono. Non c'è una voce autorevole politica che. Segretario delle Nazioni Unite? Spesso mi trovo d'accordo con quello che dice, però il dramma è quello che dicevamo su quelle che sono le Nazioni Unite in questo momento. Sul fatto dell'Europa. Questa è anche la terra nella quale, anche qui dobbiamo fare un tipo di sguardo sul mondo. Beh, anche il cattolicesimo ormai è un fatto occidentale. Perché Europa, Stati Uniti d'America, Sud America e parte di Africa, dove ormai anche
i musulmani cominciano ad essere una presenza forse superiore a quella dei cattolici. Tutto legato ai processi di colonizzazione, sostanzialmente. Cioè, le grandi praterie dell'Oriente, si trova ogni tanto un missionario o un vescovo, ma cioè, anche noi dobbiamo partire, io credo, da questo. Per cui cioè, l'Europa dovrebbe sentirsi anche, come cristiani d'Europa, dovremmo sentirci anche questo tipo di responsabilità. Perché nel momento in cui si disertifica questa terra, è molto difficile anche l'opera della Chiesa. Ecco, cioè, io non posso pensare a, certo, lo spirito va dove vuole e fa nascere i frutti di pace dove vuole, però non si può ignorare che tutto è partito da qua, cioè non solo per noi, ma anche per il resto del mondo, no? Dopodiché, nella mia diocesi ci sono più preti che vengono dall'India e dall'Africa di quanti ce ne siano nati qui e ordinati qua. Ora è arrivato un paio di pugliesi perché comincia uno scambio tra le chiese italiane, grazie a Dio l'hanno capito questa cosa, i nostri vescovi, perché ci sono delle diocesi dove i preti ce ne sono tanti, qualche volta si litigano dove dire la messa la domenica, perché non essendoci neanche tanti fedeli, chiaramente, e quindi ora si è cominciato questo scambio. Nella mia terra, Siena, Chiusi, Pienza, Montepulciano, 120.000 abitanti, non sono tanti, eh? Voi mi direte una parrocchia del nord, ma insomma, da noi sono più preti indiani e africani che non italiani. Ecco, quindi anche questo è, io penso comunque che uno dei motivi per i quali la pace, la democrazia, alla quale noi sappiamo avere un fondamento spirituale, i beni comuni, il senso di cittadinanza e di appartenenza ad un'unica comunità, la costruzione di un mondo aperto, accogliente, eccetera. Se tutto questo è venuto meno, la prima esame di coscienza la dobbiamo fare per noi, cioè sicuramente è venuto meno un fondamento spirituale della politica e dell'impegno anche nostro, perché al di là di alcuni esempi straordinari che ci sono, come è sempre stato del resto, le strade aperte per la carità le ha sempre aperte la Chiesa, ma la venuta meno del nostro coraggio, della nostra visione, della nostra capacità di visione oltre, nasce dal fatto che noi ci siamo inariditi. Cioè, quando io leggo la pira, no? Dico, ma quest'uomo dove lo trovava? Chi gliela dava quella visione là? Era prima di tutto un uomo di preghiera, quello là. Cioè, non è interpretabile il pensiero di La Pira sgangiato dalla sua dimensione mistica, che si capisce bene nel dialogo che lui ha con Fioretta Mazzei, no? Più che nelle lettere alle claustrali, è nel dialogo con Fioretta Mazzei. Tu capisci che la forza di quest'uomo, che non si fermava mai se non quando gli veniva un febbrone perché il fisico si ribellava ai suoi ritmi ed era costretto a stare a letto, tutto il suo attivismo nasceva da dimensione mistica della sua vita. E io credo che da questo punto di vista, siccome l'Europa è stata giustamente voluta e pensata anche da noi, e prevalentemente da noi, è un'idea che nasce perché il superamento delle frontiere, perché la pace, perché l'uguaglianza, perché la libertà, perché la democrazia. Se oggi siamo in queste condizioni, in larga parte dipende dal fatto, io lo dico sempre, cioè il fondamento della vita di un cristiano sta in Cristo, non sta da un'altra parte, e quindi sta nel rapporto con Lui, non in un'altra cosa. Poi possiamo fare mille cose. Ma se siamo da cristiani nella storia, la prima cosa che ci è chiesta è quella del collegamento con lui. Non,
E io penso che questa sia un'altra dimensione che oggi sì, siamo anche noi. Don Milani aveva più paura del capitalismo che del comunismo. Perché? Perché sapeva che il capitalismo avrebbe preso le coscienze, avrebbe preso i modelli di vita, ci avrebbe in qualche modo accontentato e saziato, no? E questo è uno dei motivi per cui anche in Europa, avendo vinto il capitalismo, c'è stato anche questo processo di secolarizzazione che ci porta, ci priva delle cose più grandi. Ecco che, e questo naturalmente non si può dare la colpa a nessuno, eh? Questa è tutta roba nostra. E il Papa è un uomo di preghiera, per questo è un'autorità politica. È un uomo di Dio, ecco, questo. Bene, allora non vedo altri che chiedono di parlare. Penso che quest'ultimo intervento di Rosy Bindi sia perfetto, come dire, perché si ricollega in fondo alla nostra radice più profonda, quella dossettiano-giuntelliano-ardigoiana, potrei dire, perché mistica e politica l'abbiamo sentito da Dossetti, l'abbiamo sentito da Ardigò ed è stato più volte e in vari modi anche riproposto da Paolo Giuntella nella nostra piccolissima vicenda di Rosa Bianca. E d'altra parte la Rosa Bianca dei giovani della Rosa Bianca è stato un impegno che non si misurava sul consenso di massa è stato un impegno di pochi davanti a una coscienza evangelicamente formata, che poteva sembrare perdente nell'immediato, anzi è stato perdente nell'immediato, ma l'esistenza della Rosa Bianca poi ha consentito alla Germania successivamente di poter dire che non erano stati tutti nazisti e che c'era stata anche qualche esperienza di resistenza e di ribellione. E quindi il significato storico è fiorito molto tempo dopo. Io penso che questo alla fine sia un richiamo anche per noi, al di là attraversando tutte le scadenze che la costruzione di una democrazia europea ci porta davanti e che certamente dobbiamo valorizzare e partecipare in modo forte, però anche ci impegna, credo, su un passo più ampio, di più lungo periodo. Con serenità di costruzione, se rispettiamo quella che è, come dire, quello che ci dice la coscienza, e anche in questa ultima sottolineatura che faceva Rosy Bindi su un rapporto di fede che sia autentico e quindi che sia in qualche modo significativo per la persona individuale, come individuo, e per la comunità. Di intreccio, di esistenze, di amicizie e di relazioni comuni, che è quello che noi facciamo come Rosa Bianca. Quindi io ringrazio quelli che sono qui adesso collegati, quelli che sono collegati su YouTube. Saluto tutte e tutti. Ringrazio di cuore Rosy Bindi, che veramente è nostra amica e non ci fa mancare la disponibilità della sua riflessione, come ha fatto stasera. La ringrazio di cuore e vi do appuntamento Fulvio, posso fare uno spot pubblicitario? Sì, lo stavo facendo io, allora faccio il mio e poi ti do Va il bene. tuo. Ecco, il mio spot è perché quest'anno per la Rosa Bianca è un anno bonaferiano, lo stiamo dedicando in particolare alla riflessione a partire da Bonhoeffer per arrivare poi l'anno prossimo alla chiusura, e quindi ci saranno una serie di incontri anche ravvicinati che proporremo a Mi partire mandate dalla. il link che così se mi va mi collego. Va bene, certamente, certamente, Grazie, certamente. Anzi, perché dico Bonhoeffer Fabio di. è una delle mie passioni. Va bene, grazie.
E poi allora adesso grazie a Villa, fai tu lo spot e ci salutiamo. Sì, no, una di queste occasioni Rosy sarà all'interno di una 4 giorni che è stata organizzata a Camaldoli da Rosanna Virgili, da me e da altre amiche. E abbiamo accettato l'ospitalità del monastero, ma ci siamo coinvolti anche come Rosa Bianca, e quindi anche se quest'estate non ci sarà l'evento della scuola estiva, ci sarà occasione per tutti noi di incontrarci lì. E il titolo di questi 4 giorni è assolutamente strettamente collegato a quello che abbiamo detto stasera, perché sarà il sonno inquieto, guerra e pace tra coscienza e parola. E quindi siete tutti invitati e invitate, e ci Giorni, saranno come? quali sono? Sì, lo dicevo, dal 19 al 23 di agosto, e l'idea è quella di rivolgere l'invito proprio a tutte e a tutti, perché è un momento che vorremmo trasformare a partire dalla scrittura, dalle meditazioni bibliche, perché questo è il punto di partenza lì a Camaldoli, per rinnovare il nostro impegno per la pace. E la novità è molto bella, è che le serate saranno dedicate ad ascoltare delle esperienze di gruppi di ragazzi e di ragazze che abbiamo, e giovani che abbiamo incontrato a partire dal Covid in poi, con il quale abbiamo costruito una rete di relazioni e che ascolteremo nel loro dire, nelle loro esperienze, nel loro sguardo sul futuro, di cui abbiamo assolutamente bisogno. E comunque adesso anche attraverso Fabio Caneri e gli indirizzari di Rosa Bianca vi arriverà anche il programma definitivo, e quindi speriamo di incontrarci in quel di Camaldoli, dove tante cose sono accadute e magari ne accadranno anche di nuove. Bene, Grazie a voi, grazie. grazie. Allora, anche a nome della co-presidente, che è la Lisa, se vuole, se Lisa vuoi dire tu qualche parola, se no Va insieme io e benissimo. te chiudiamo, salutiamo tutti e chiudiamo. Senza. Grazie, buona serata. Grazie a Allora, grazie a voi, tutti, grazie a grazie. Fabio. Grazie.